Sono Moschetti Andrea, capo barman e segretario nazionale della Federazione Italiana Barman. Io lavoro come capo barman in alcuni locali notturni e più come libero professionista organizzo eventi e catering. Sono qui a presentare una valigetta semiprofessionale per casa che è composta da vari oggetti, quelli principali per poter creare cocktail in casa. Gli oggetti che ora vado a descrivere sono un shaker Boston formato da due elementi, una parte in acciaio e una parte in vetro, che serve per shakerare tutti quei ingredienti con un diverso peso specifico. Di questo Boston solo la parte in vetro diventa un altro elemento, detto mixing glass, dove si shakerano e si mixano tutti quegli ingredienti con peso specifico simile. Abbiamo uno strainer, che è detto anche passino, che serve per trattenere il ghiaccio nel momento che si va a versare nel bicchiere dal Boston o dal mixing glass, sia il ghiaccio che tutte le altre impurità. Un misurino dosatore che contiene nella parte superiore 4 cl, nella parte inferiore 2 cl e più le misure intermedie. Uno spremi agrumi per fette di agrumi per alcuni tipi di cocktail dove la quantità di liquido è veramente limitata. Un cucchiaio miscelatore, detto anche muddler, che serve sia per miscelare che in alcuni casi, in alcune occasioni, per pestare sia il limone che le zollette di zucchero a seconda di che cocktail si vanno a preparare. E due coltellini, uno a lama liscia che serve per tagliare gli agrumi e un rigalimoni che serve per decorare, per poter fare le stringhe, le cosiddette stringhe dagli agrumi, sia arance, limoni che lime. In più il mobiletto contiene un altro accessorio che è un bar compass, dove sono indicate delle ricette che girando la ruota si vedono gli ingredienti e tutti gli strumenti da utilizzare. Allora, il primo cocktail che andiamo a preparare è il Negroni, un cocktail che in realtà si prepara direttamente nel bicchiere old fashion, che è questo bicchiere colmo di ghiaccio. La preparazione avviene riempendo il bicchiere di ghiaccio e andando a versare i tre ingredienti che lo compongono, che sono un bitter, un vermut rosso e un gin. Gli ingredienti sono versati nella stessa quantità, nella proporzione di un terzo, un terzo, un terzo, considerando che quando si preparano i cocktail nel bicchiere bisogna rimanere almeno un dito sotto il bordo del bicchiere stesso. Una volta versati gli ingredienti si va a miscelare con il muddler per alcuni secondi, due o tre, e il cocktail è pronto per essere servito. Può essere decorato con arancio, limone, a piacimento o niente, a seconda poi di chi lo beve. Allora, il cocktail che andiamo a presentare ora è il cocktail Martini, che si prepara dentro il mixing glass. E gli strumenti utilizzati sono mixing glass, strainer, muddler e coppetta cocktail. Gli ingredienti che vengono utilizzati per la preparazione di questo cocktail sono solo due, sono vermouth dry e gin. Per prepararlo si mette il ghiaccio nella coppetta per freddare il bicchiere e il ghiaccio dentro lo shaker e dentro il mixing glass. Si versano gli ingredienti, quindi due decimi di vermouth e 8 di gin. Una volta che sono versati dentro il mixing glass si gira col muddler, anche in questo caso pochi secondi per evitare che il cocktail si annacqui. Una volta finita la miscelazione si getta via il ghiaccio della coppetta, che ormai è fredda, e con lo strainer andiamo a versare il contenuto dentro la coppetta cocktail. A questo punto la decorazione che dobbiamo fare è il twist di limone, che non è altro che cercare di fare la scorza del limone con meno bianco possibile e far cadere gli oli della buccia della scorza dentro la coppetta. A questo punto il cocktail è pronto, ottimo aperitivo, facilissimo da preparare. Allora, il cocktail che andiamo a preparare ora è il Bronx, che è un cocktail sia aperitivo che all'on drink, a seconda delle quantità che facciamo,
e gli strumenti che utilizziamo sono lo shaker e alla fine poi lo strainer per filtrare la miscela fatta. Allora, si riempie di ghiaccio la parte in vetro dello shaker, si comincia a versare gli ingredienti che sono gin, nella misura di 4 cl, vermut rosso, vermut dry, e succo d'arancia. Una volta che abbiamo versato gli ingredienti, chiudiamo e per chiudere si tiene fermo l'acciaio sul tavolo, si inclina il vetro, si fanno scendere gli ingredienti e si chiude in questo modo che lo shaker assuma questa forma. Per prenderlo, poi per afferrarlo, si mette il pollice della mano destra nella parte superiore del vetro e l'indice nella parte inferiore dell'acciaio, si alza e per shakerare cominciamo a ruotare lo shaker in senso sia orario che antiorario per alcuni secondi sempre. Una volta che abbiamo finito riportiamo lo shaker sul tavolo, lo apriamo e eravamo partiti che tutto era nel vetro, alla fine tutto deve essere nell'acciaio. A questo punto prendiamo lo strainer, lo poniamo al vertice dell'acciaio e versiamo il prodotto nella coppetta. E abbiamo preparato il nostro ROX. In questo caso è un aperitivo, se ne facciamo una quantità e lo versiamo nel bicchiere più grande, può essere tranquillamente un long drink e un cocktail da tutte le ore. Ora andiamo a preparare la caipirinha, che è un cocktail tropicale e che è alla base di altri cocktail come la caipirissima, la caipirosca e così via, e che fa parte della famiglia anche del mojito. Si prende il limone o il lime, si divide a metà, facciamo all'incirca 3 fette di questo spessore, le tagliamo sia trasversalmente che orizzontalmente e se ne va a creare dei piccoli cubetti. A questo punto mettiamo i cubetti di lime o limone che sia dentro il bicchiere, all'incirca 5, 6, 7 pezzetti. Andiamo a mettere lo zucchero di canna, che può essere sia bianco che grezzo, quindi del colore marrone che conosciamo, e con la parte superiore del Mugler andiamo a pestare il limone con lo zucchero. Una volta che abbiamo fatto questa operazione prendiamo il ghiaccio, che a questo punto dovrebbe essere cosiddetto crash, quindi spezzettato. Prendiamo un tovagliolo, mettiamo i cubetti di ghiaccio dentro il tovagliolo, lo chiudiamo e poi con o una bottiglia o un mattarello, comunque qualsiasi cosa di pesante, andiamo a spezzettare il ghiaccio. Una volta che il ghiaccio è spezzettato, lo prendiamo e lo mettiamo dentro il bicchiere. Prendiamo, se usiamo la caipirinha, la cachaça, la caipirissima, il rum oppure la vodka per la caipirosca, e andiamo a versare dentro direttamente il bicchiere fino ad arrivare a un dito sempre sotto il bordo. Una volta che abbiamo versato prendiamo il Mugler e più che miscelare girando intorno al bicchiere andiamo proprio a alzare dal basso verso l'alto il lime, lo zucchero col ghiaccio e il liquido. A questo punto, anche qua l'operazione dura 5-6 secondi, il drink è pronto.
Allora, con questo splendido cofanetto composto da pochi oggetti riusciamo a creare in casa un vero e proprio American Bar, dove poter ricreare tutti i cocktail più famosi, oltre a quelli che la nostra fantasia ci permette di riuscire a creare.